Da Patos, da Patè. Lo dico con voce emozionata. Il sondazzo riprende anche dopo Pasqua. Oh! Ebbene sì, ci siamo lasciati il sabato di Pasqua con Chi è che in tasa? E ci ritroviamo oggi, martedì 21 aprile 1992. Giorno dopo, the day after, la Pasqua, con, e la Pasquetta naturalmente, con gioia, la Troia. Esatto, perché questo io vi avevo pronosticato, anzi promesso, e questo si è avverato, anzi questo ho mantenuto. Cioè, tirai la monetina, ricordate, una settimana fa, e dissi, anzi lunedì della settimana scorsa, e dissi, ci sono due cose che mi hanno richiesto particolarmente. Io lo so che questa settimana è fatta solo di 4 giorni. Io lo so benissimo e lo sapete pure voi. 4 giorni, diciamo, di trasmissione. Gioia la Troia avrà solo questi 4 giorni per esprimersi, ma speriamo che si esprima bene. Io lanciai la monetina per scegliere fra queste due cose che erano state richieste, e fu la volta, appunto, la settimana scorsa, di chi è che in tasca, e quindi ho dovuto per forza questa settimana buttarmi su Gioia la Troia. Come funziona? Beh, penso che sia una cosa che ormai tutti sanno, l'ho fatta più volte, sì, questa cosa qua, ho impersonato più volte Gioia la Troia, che è la reginetta sexy di un telefono sexy, di un sexy phone, il quale sexy phone basta pagare, lo si può utilizzare semplicemente col pagamento, non so se si è detto 120.000 lire, io so che si spende la metà, che spende 60.000 lire, ma io 120 a botta, sì, e io telefono cercando su un elenco un nome di uomo, un nome maschile, in modo che io possa poi parlare con forse la moglie, con chi per esso o chi per essa, e dire che effettivamente suo marito ha prenotato Gioia la Troia per una telefonata sexy. Se risponde lui, gli dico che un suo amico gli ha fatto un regalo, ha pagato una telefonata sexy con Gioia la Troia, quindi in tutti i modi ho la possibilità di parlare come Gioia la Troia. Come parla Gioia la Troia? Gioia la Troia parla così: ciao, sono Gioia la Troia. Insomma, una voce assolutamente assurda, non esiste proprio una cosa così. Però hai visto mai che chiamando, che so, Vinicio, magari possiamo anche chiamare Vinicio, ma anzi dai, vediamo un po'. Noi abbiamo dei precedenti molto validi in cui Gioia la Troia è riuscita a far arrapare addirittura persone che volevano un appuntamento con lei, gente che parlava piano perché c'era la moglie nell'altra stanza, parlava monosillabi. Ebbene, vediamo Vinicio come si comporterà. Gioia subito, Gioia la Troia immediatamente, chiunque mi risponda. Sì. Sì. Immediatamente. Pronto? È pronto? Parla. Sì, buongiorno. Vuole sapere se c'è Vinicio in casa? Signora, lei ha sbagliato numero. Non c'è nessun Vinicio? No, qui no. No, scusi, ma prego. Lei non è la moglie di Vinicio? No. Ma non c'è Vinicio? Senta, ma che cognome? Ah, sì, forse, no, mi scusi, ho sbagliato. Scusi, sbagliato. Guardi, forse è Eugenio. Eugenio? Sì. Ah, ecco. Eugenio? Sì. Eugenio, senta, no, allora avevo sbagliato perché nella lista avevo Vinicio e poi anche Eugenio. Senta, mi scusi, non è tanto, io sono Gioia del telefono sexy, c'è Eugenio in casa? No, è morto, signora. Oh mio Dio, allora è proprio un errore completo, signora. Sì, signora, mi scusi. Ma lei che fa parte alla tipe? No, signora, niente, un'altra cosa. Niente, allora è stato uno scambio di numero e di nome. Ho capito. Vede anche il fatto di... Sì, ho capito. D'accordo, sì. Allora, mi scusi, prego, signora, prego, condoglianze, prego, buongiorno, signora, buongiorno. Prego. Niente da fare. Eugenio, il fatto è che io avevo sbagliato proprio riga. Sì, proprio riga dall'elenco. Però mi dice, ho parlato a Eugenio, però lei diceva Eugenio, ma in realtà c'è scritto Eugenio, no? In ogni modo,
Una cosa, anche se niente, è andata buca, logicamente, una cosa l'abbiamo appurata, che questa signora ha creduto che io fossi una signora, perché mi diceva signora, signora, signora. E allora, pace all'anima di Eugenio, e forse l'è morto perché non sopportava di sentire la sua moglie che storpiava il suo nome, veniamo un po' di chiamare Romeo, bello Romeo mi piace, Romeo mi piace, no, io avevo proprio sbagliato Rico, no? Avevo fatto il numero di sotto di prima, però l'ho recuperato come avete visto, ma inutilmente, in quanto la signora Gioia, la Troia, non era il caso che facesse niente. Allora adesso Romeo. Pronto? È pronto? Sì, buongiorno. Senta, io vorrei parlare con il signor Romeo, per favore. Un attimo, glielo passo. Grazie. Babbo, vogliono. Arriva subito, un attimo. Sì, grazie. Parlo con Romeo? Sì. Oh, ciao Romeo. Senti, io sono Gioia. Sono Gioia del telefono sexy. Un tuo amico mi ha dato il tuo numero e, diciamo, ha pagato questa telefonata per te. Ti ha fatto un regalo. Io lavoro al telefono sexy. Ti sto chiamando per passare con te qualche minuto di... Ha voglia di scherzare? Assolutamente no. La lasciamo perdere. Io sono Gioia la Troia. Madonna, ragazzi! Lo richiamo subito, quest'uomo che assolutamente rifiuta qualsiasi approccio con qualsiasi donna che si chiami Gioia, seppur la Troia. Ma vediamo, ma scusa, ma guardiamo, richiamiamolo subito. Insomma, ma che sistema è questo? Voglia di scherzare. Io no. Pronto? Romeo, guarda che è una cosa vera, eh? Lasciamo perdere, non, per favore, non mi interessa, scusa. Ma perché, Romeo? Lasciamo perdere. Sono discinta, Romeo. Onda. Che incazzato, sono discinta, gli ho detto persino. Niente, ha buttato giù, io lo sto richiamando perché... Ma cosa vuole da me quest'uomo? Cosa vuole? Cosa gli ho fatto di male? Perché mi tratta così? Perché, povera Gioia, la Troia? Abbiate pazienza, ma che sistema è questo? È un sistema barbaro, direi, barbaro. Un ultimo tentativo e poi... Pronto? Sì, pronto? Sì? Buongiorno, è la moglie di Romeo? Sì? Sono Gioia del telefono sexy. Grazie, guardi. Suo marito si è arrabbiato, ma... No, non c'è bisogno, le nostre... Lo fate in famiglia. No, e ora le spiego. Un amico del signor Romeo gli ha fatto un regalo, gli ha regalato una telefonata sexy da parte mia. Sì, ma io la ringrazio, ma noi non abbiamo bisogno del sesso. Non c'è... Facciamo famiglia, la ringrazio tanto. In famiglia? Tutti quanti insieme? Posso venire anch'io? No, grazie, facciamo da sole. Lei ha bisogno, signora? Io... Facciamo in famiglia! La Madonna! E non è possibile, eh? Tutto in famiglia, una cosa incestuosa, no, non credo, spero di no. L'ho richiamato semplicemente perché la signora, forse... Ma accidenti! Forse non ha capito che è gratis. Rieccolo. Pronto?
perché mi respingete? Io sto lavorando, sto facendo il mio lavoro. Ho capito, ma noi abbiamo bisogno delle sue prestazioni, grazie. Ma ormai è pagata. Vabbè, la devolva un altro. Guarda, io sono, assolutamente, sono mezza nuda ormai, io sto togliendovi anche le mutandine. Signor... La devolva in beneficenza. Basta, basta con loro, perché no, non è più possibile andare avanti. No, no, ora basta, no, ora basta. Basta così, una cosa va bene fino a un certo punto, ma qui proprio non c'era niente più da fare. Queste persone sono completamente, secondo me, sono contrarie al... Cioè, il sesso proprio non lo fanno, nemmeno loro, no. Comunque facciamo un altro numero, che può essere quello di Pier Giorgio. E Pier Giorgio mi piace molto, perché è un nome composto di quei nomi... Pier Giorgio, sì, mi suona bene in bocca. Ecco, vediamo un po' che cosa succede a Gioia della Troia quando telefona Pier Giorgio. Pier Giorgio Farina? No, quella è un'altra cosa. Vediamo cosa succede adesso. Che non succedere niente, probabilmente non c'è nessuno. E infatti non c'è nessuno da Pier Giorgio. Ma Pier Giorgio, perché non c'eri? Mi piacevi tanto, eh? Il tuo nome mi ispirava veramente delle cose meravigliose. Marcello invece, Marcello nome più normale, può darsi invece che ci dia più soddisfazione. Proviamo con Marcello, ragazzi, si fa in famiglia il sesso, visto? Hai visto che roba? Fa tutto in famiglia. La moglie. Vediamo un po' da Marcello come si mette la cosa. Marcello, tu c'hai un bel... Anche prima. Oh, peccato, 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 guarda. Mi dispiace, ma non c'è. Pronto? Oh, pronto? Pronto? Sì, parlo con Marcello? No, ho sbagliato il numero. No, come ho sbagliato numero? Scusi, non esiste un signor Marcello lì? No, che numero ha fatto? Dica la verità, è lei Marcello? No, sono forse... Sergio io. Sergio? Sì. No, siccome io sono Gioia del telefono sexy e mi era stata commissionata una telefonata per il signor Marcello. Non esiste nessun Marcello, è sicuro? Lì? No, qui è il 40. Sì, ma d'accordo, il numero non è stato fatto da me, non lo conosco, mi lo fanno nel centralino. Ho capito. Semplicemente io devo fare questa telefonata, altrimenti è il mio lavoro. Certo, ma lei mi creda, io sono Sergio. Lei è Sergio? Marcello non esiste. Allora lo faccio con lei, è lo stesso, ma a me basta di poterlo fare. Hanno dato questo numero, devo farlo ugualmente. Sergio. Ma di che si tratta? Si tratta di questo. È stata commissionata una telefonata al nostro sexy phone. Io sono Gioia, mi chiamano Gioia la Troia in realtà. Sì. Io sono una telefonista sexy. Sì. E questa telefonata costa 120.000 lire, però è già pagata a questo punto, per cui non c'è nessun problema, io la devo fare con chiunque mi risponda. Cioè si tratta di questo, intrattenerci qualche minuto così per telefono in modo molto piacevole, così semplicemente con la fantasia. Sì, va bene, ma no. Sergio, io sento che tu hai una voce veramente molto, molto, no, molto maschia. Sono bloccato qui accanto. In che sta? C'ho la partner, capito? Ah, ho capito, ma questa è semplicemente una telefonata, noi non ci vedremo mai. Va bene, mai. Ma non è il caso di continuare, capito? Sai, Sergio, Sergio, poi rispondere a monosillabi. Giù e cascavo in terra, Sergio. Ma come ho fatto? No, io guarda, questa volta ho fatto veramente il numero di Marcello, E non è possibile, come ho potuto fare il numero di Sergio? Non è possibile. Aspetta, Io rifaccio, no, rifaccio il numero, lo stesso numero. No, con la ripetizione, però sono sicuro che risponde sempre Sergio, no, naturalmente. A questo punto risponde quello. Però gli è cascato proprio il pan di mano a un certo punto. Cioè, è cascato la cornetta, perché... Peccato però, perché se non c'era la partner... Questo ci stava, e come? Proviamo qua. Dirò Sergio o Marcello?
Lui sta dicendo, non rispondere, non rispondere, cara. Cara, non rispondere. Questo è... Pronto? Pronto? Sei sempre tu, Sergio? Pronto? Pronto? Sergio? Pronto? Sergio? Pronto? Sergio? Sergio, sono sempre io. Hanno rifatto il numero, ho riconosciuto la tua voce meravigliosa, Sergio. Sergio? Senti, Sergio, ma se vuoi ci vediamo anche. Anzi, sarebbe meglio. Splendido maschione. Non ci sarà mica tua moglie che ascolta, eh? Sergio! Oh, Sergio! Oh, Sergio! Solo pensando al tuo nome, al te, io ho un momento di... Sergio? No, rientra a casa, perché qui fanno gli ignorri, fanno i finti tonti, fanno, eh? Abbi pazienza, non è mica giusto. Non è giusto, abbi pazienza. Forse era la moglie che stava lì con l'orecchio ascoltante. E allora io faccio il numero... Ecco. Di Marcello. Vediamo se questa volta è veramente il numero di Marcello. E che numero ho fatto? Vediamo un po'. Vediamo. Questo è Marcello. Ne sono convinto. Sto facendo... Pronto? 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 Sì, buongiorno. C'è Marcello, per favore? No, guardi, ha sbagliato. Come ho sbagliato? Ma questo Marcello lo cerco per mare e per terra e non riesco a trovarlo. Scusi, c'è Marcello o no? Ma qui Marcello non c'è. Non c'è nessun Marcello? No, nessun. Come si chiama il suo marito, mi scusi? Mario. Ah, Mario. Ho capito. Senta. Sì, mi dica. Io sono Gioia del telefono sexy. Guardi, io non ho tempo da perdere. Devo fare un... signor... Madonna, ragazzi. No, guarda, giuro, è incredibile. È incredibile. Su questo elenco hanno fatto una cosa stranissima. Eh no. Allora, vabbè, Mario è quello che sta sotto. Cioè, c'è Marcello e poi c'è Mario. Va bene? Quello è quello di sotto. Io ho fatto il numero, chiaramente, ho fatto il numero che ho scritto Marcello. Giusto? Mario. No, è possibile. Ora telefono a Marcello. Guarda, madonna, ragazzi, io mi sono incaponito con Marcello. Ecco. No, io telefono a Marcello ora. Telefono a Marcello. Ecco, non è possibile. Non è possibile, ma... Guarda, ma che... Che ho combinato? Ora telefono a Marcello. Questo è Marcello. Io non capisco... Questo è Marcello. Marcello c'è. Vedi, non c'è Marcello. Ho fatto tanto e poi Marcello non c'era. Madonna, ragazzi, ne faccio un altro. Pilade. Pilade, Bellino Pilade. Aspetta, cerchiamo di fare il numero giusto. No, perché io non so cosa sia successo oggi, no? No, aspetta, No, perché devo fare il numero giusto. C'è qualcosa che... è una pagina di elenco assolutamente, secondo me, sfalsata. Ci sono i numeri sfalsati. No. Che ti devo dire? Pilade. No. Non è Pilade questo qui. Ma sono io che vedo male. Non è Pilade, aspetta. Fammi fare il numero di Pilade. Non sono io che vedo la riga sbagliata. Ecco. Pilade è questo qui. Pilade. Ma Pilade non è mica vivo, dai. Pilade è morto, dai. Pilade è vivo. Pilade è vivo, dai. C'è bene. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Senta, vorrei parlare col signor Pilade.
Signor Pirede non c'è. E non è in casa? No, chi è che la voleva? No, non mi dica che è morto. Ma io mi auguro di no. Ah no, no. Se non è morto tra le braccia a lei. Ah, ecco, allora è vivo. Allora è vivo. Ah, ecco, appunto. Senta, lei la moglie? Sì. Io sono Gioia la Troia. Infatti di notte permetteva di telefonare. Sì, infatti. Non vorrei però disturbarla. Lei sapeva di questa cosa? Della Troia? Sì. Sì, so che è una Troia. Sì, io, sì. No, ma di suo marito? Sì, diamine. Ecco, lo vede? Gli ho ordinato la corona ora. Allora è morto? Sì, se Dio vuole. Ah, lei non aspettava altro che morisse? Io sì. Ma perché? Insomma... Perché io sono l'amante come lei. Come? Perché io sono l'amante come lei. Amante? Se lei è l'amante. Non è la moglie? Io sono la moglie, ma se lei è l'amante, sono sì. L'amante al pari di lei. Ma io vorrei sapere, ma è proprio il Pilade che conosco io? Ah, non lo so. No, perché lei mi dice che è morto. È morto, c'è il funerale domani. Ah, sì, eh? Sì. E lei mi sembra tutta contenta. Io sono contentissima. Perché, signora? Perché prima sia con la Troia come lei. È meglio morto? Meglio morto. L'ha ammazzato lei? No, signora. Che cosa è successo? No, è morto di infarto. Ma in che, voglio dire, in che circostanza? Di infarto. Sì, ma in che circostanza? Mentre recava la suffregna. Cosa faceva? Mentre recava la suffregna. Ah, sì? Sì. Ma io non me ne sono accorta che è morto. Oh, ragazzi, io avevo detto che era morto, ma questo l'è più vivo. Bisogna la richiami questa signora, direi inquietante questa signora, perché insomma non sa bene come stia la faccenda. Poi c'aveva una vociona, sembra lei qui la deve. Vediamo un po', no, voglio sentire perché. Era un bel finale anche mentre leccava la suffregna, però voglio sentire se. Pronto? Sì, signora, sono sempre io. Io la trovo tanto simpatica, sa lei, signora? Sì, ci credo, quando si parla di fregne, sì. Sono simpatica sempre anch'io. Ma senta, ma non è mica un travestito lei, signora? No, io no. No, senta, io vorrei veramente parlarle di quello che c'è stato fra me e Pilade. Sì, mi dica. Ecco, le interessa saperlo? Diamine. Ecco, fra me e Pilade c'è stato un grande amore. Ci e niente credo. Più. Ma abbiamo avuto anche dei rapporti sessuali, lei lo conosce bene, sa com'è focoso, no? Diamine, piglia subito fuoco. Sì, è vero. E come... Lei deve essere una scrofa. Sì. Lo dico io, se non farebbe certi scherzi imbecilli. Ma come? Io la scrofa. Ho detto Troia. Sì che poi è la stessa cosa, scrofo, Troia, esattamente la stessa cosa. Ecco, la signora è stata veramente gentile, eccezionale, mi ha persino riconosciuto con lei, non c'era nemmeno bisogno di fare il telefono sexy, tutta una troiata.